Buongiorno, avvocato. Buongiorno a lei. Gli amici le hanno mandato la valigetta contenente il ricavato dell'ultimo affare concluso. Di lei si fidano, sanno che la custodirà nel modo giusto. Possono stare tranquilli come sempre. La terrò in ufficio. Tra un paio di giorni io stesso la porterò a Zurigo nella mia banca. Tutto sarà messo sul mio conto personale in Svizzera. Io non ho ordine. Puoi informare gli amici di stare sereni. Perfetto. Arrivederci, avvocato. Arrivederci. Dove la porto a casa, avvocato? No, portami in ufficio. Rocco, fra un paio di giorni avrò bisogno di te. Dobbiamo andare in Svizzera a depositare questa valigia. Va bene, avvocato. Lo sa, può contare su di me. Avanti! Avvocato, la voglio in sotto telefono. Un attimo che arrivo. Pronto, Carmine? Sono Rocco.
Forse ho trovato il modo per portare avanti quell'affare di cui ti parlavo. Non ti preoccupare, me la vedo io. Ho in mente una cosa. L'avvocato l'attende di sotto. Pronto, Santino? Sono Rocco Lipari. Ho bisogno di un favore. Prego, accomodatevi. Don Gaetano, chi sei Rocco Lipari? È Caio per concludere un affare e vorrei parlare con Don Pippo, che è a Messina. Don Gaetano Santa Maria, piacere. E io vi sono tassata da Palermo, per conoscere a chi sono qua. Rocco, un biciotto a posto, più buono io. Don Gaetano Santa Maria, voi siete molto conosciuto qui a Messina e so che avete un'amicizia stretta con Don Pippo Farina, uomo di potere e che è nel giro grosso della droga. Dopo cosa sei tu? Ma infagliamo fuori qualche sbirro e andiamo a metterlo là via. Santino, gli do io questa pistola dalla faccia. Non è andato, però qui è l'icciotto a posto, il più buono io per dire. Vediamo cosa deve dirci dopo. È un amico mio, figlio buono mio. Amico tuo? Sì. Sentiamo, non so cardi. Passa spazio. Don Gaetano Santa Maria, io tra poco sarò in possesso di un bel po' di piccioli e li vorrei investire in questo affare. So che voi siete un amico fraterno di Don Pippo e che mi potete raccomandare a lui. Sì, ma io che c'ho 40. Più rispetto, più stima di Don Pippo nei suoi confronti. È una bella fetta della torta. Chi so? Mi dica non per come mi fa. Se qualche cosa va suetto, ti scancio la faccia da terra. Daniela, con un triste andritto. Però con un biciotto a posto. Più che buono. Garantisce tu. Sì. Salutiamo Don Pippo. Ciao Don. Come sta sua madre? Purtroppo la situazione è critica e penso che presto ci lascerà. Non dite così Don Pippo. È una donna forte, ce la farà. Grazie Don. Lo sai quanto ci tengo a mia madre. Lo so. E per lei farei di tutto. Anzi, se
c'è qualcosa che posso fare per voi, io sono sempre al suo comando. Ormai sei pronto per occuparti di certe situazioni e dovrai rappresentarmi in molte occasioni. Ed è per questo che dovrai incontrare per me Don Gaetano. Vedi quello di cui ha bisogno e scusati per la mia assenza. Sarà fatto, Don Pippo. Ricordati, lui è uno di famiglia. Io in questo momento devo pensare a mia madre. Con lui ci saranno altre occasioni per cui vederci. Don Pippo, pensate a vostra madre, che al resto ci penserò io. Tu sai che mi fido solo di te. Prego, Don Gaetano. Don Gaetano! Allora. Purtroppo Don Pippo si scusa con vossia, ma la mamma sta poco bene. A cosa devo l'onore di questa visita? Venne al cane per fare una proposta. La faccio un picciotto. Rocco! Che tipo di proposta? Ma che cosa che mi può interessare? Penso che Don Pippo è interessato all'affare, anche perché lui si fida di lei. Io mi fido di Santino, è stato lui a garantire per Rocco. Salute, Don Gaetano. Una concetta, vuole che l'accompagno da lui? No, Totuccio, vammi a prendere le sigarette. Baciamo le mani, donna Concetta. Salve Rocco, Don Pippo è interessato alla tua proposta. Grazie alla parola che ha messo Don Gaetano e Santino Balducci che ha garantito per te. Per me è un onore fare affari con Don Pippo. Quando posso incontrarlo? Quanta fretta. Intanto fra un paio di giorni ti vedrai col suo braccio destro, Tony Sant'Agata. Che ti aspetta a Milazzo a 2 giorni. Grazie di tutto. A lei e alle famiglie per la fiducia che mi stai dando. Mi raccomando, fai cose buone, Rocco. Arrivederci, donna Concetta. E mi saluti suo marito Filippo. Non mancherò. Thank you.
Presto Farina ci farà avere il carico con la roba da smerciare. Adesso dobbiamo pensare all'avvocato. A suo tempo. A suo tempo e a modo mio. Aspetta un attimo, sto arrivando. Ok. Ciao Rocco. Ciao Tony. Don Pippo Farina è pronto a incontrarti al più presto possibile. Non ci sono problemi. E con l'avvocato come la mettiamo? L'avvocato è vecchio ormai. E che vorresti fare? Al più presto io stesso gli firmerò le carte per la pensione. Un bel documento firmato calibro 9. Fammi incontrare con Don Pippo il prima possibile, Tony. Va bene. Ti saluto. All'avvocato non piacerà sapere che tu fai affari di questo tipo con me. Lo sai, a lui è morto un figlio per overdose. Non mi dovete preoccupare dell'avvocato, Don Pippo. Presto diventerà concime. Ho intenzione di parcheggiarlo tra non molto. Rocco, hey, stoff, mi piaci. Faremo grandi cose insieme io e te. Pronto, Rocco? È scomparsa la valigetta dall'ufficio. Anno, ciao. Ti devo parlare, subito, è importante. Sì, vediamoci tra mezz'ora alla vecchia badiazza. Angela, che succede? Anna, ho fatto un casino. Tieni questa chiave. È di una cassetta di sicurezza della Banca Monteverdi. Ti raccomando, non farla vedere a nessuno. Capito? Grandissima puttana. Hai capito la segretaria? Meno male che si è dimenticata il cellulare nella borsa in ufficio. E adesso che si fa? Voi due pensate a quell'altro. Scoprite se le ha detto qualcosa. Mi spieghi cosa sta succedendo? Adesso non posso spiegarti, ti chiamo tra qualche giorno, ok? Stai tranquilla. Uccella! Che fai? La mamma è tornata? Vieni qua, vieni. Vieni qua. Ti sono mancato?
cazzo? La borsa con il telefono, in ufficio. Mi volevi fregare, eh? Adesso mi dici dove sono i soldi. Adesso fai la brava. Angela, Angela, dai. Ti prometto che se fai la brava non ti ammazzo subito. Prima ci divertiamo un po'. No! Lasciami, porco! Pezzo di merda! Angela, la mia pazienza ha un limite. Dove cazzo hai messo i soldi? Eh? Dove li hai messi? Dove li hai messi? Allora me lo dici cosa ti ha detto la tua amica? Niente, ve lo giuro. Non ti credo! Basta, vi prego! Carmine, questa qui non sa niente. A quest'ora avrebbe parlato. Cosa facciamo? Mi spieghi perché mi hai chiamato col mio nome? Adesso non la posso lasciare andare. Merda, è scappata. Cazzo! Sei un incapace. Dovevi solo recuperare la valigetta. Non dovevi ammazzarla. Avvocato, è stato un incidente. Me la sono ritrovata tra le mani che non respirava più. Vale poco la parola di un animale come te. Per adesso è meglio che non ti fai vedere qui. Ora toglietela ai piedi.
fluido. Sì, ora la mappa. Ora ci scippiamo adesso. Andiamo a mettere un po' di anche qua. Minchia, incazzato nero, vero? Prima o poi gliela tappo quella bocca di merda, puoi stare tranquillo. Adesso il problema più grande è trovare quell'altra sua cosa. Siete degli imbecilli, non dovevate lasciarmi scappare. È stato un attimo, non ce ne siamo neanche accorti. Vero. Imbecilli. Angela. Di là c'è anche Anna. Grazie a Dio sei viva. Adesso mi spieghi che cosa diventa importante di questa chiave? È di una cassetta di sicurezza della banca. Contiene 50.000 euro che appartengono all'avvocato Vincenzo Ferrara. Ma li hai rubati? No. Li ho presi solo per evitare che Rocco li rubasse. Ma chi è Rocco? Rocco Lipari, Vito Lascari, Saro Scalise e Carmine Santa Lucia sono uomini che fanno dei lavoretti per l'avvocato. Rocco è il capo. L'altro giorno li ho sentiti parlare nell'ufficio dell'avvocato. Rocco ha intenzione di uccidere l'avvocato per prendere il suo posto e fare affare con il boss Vippo Farina. Questi soldi servivano a Rocco per fare uno scambio di droga con Farina. È furbo Rocco, li ho rubati io. Dio mio, quelli sono i soldi della mafia. Siamo proprio nei casini. Tutto questo è assurdo. Se li avessi davanti, li ammazzerei con le mie mani. Non dire stupidaggine. Tu sei troppo buona, non faresti mai del male neanche a una mosca. Prima o poi tu lo sapevi e ti saresti messa nei guai. Allora quell'avvocato difende tutta la gente che è nella malavita. Sì, lo so, ma per me era un lavoro come un altro. Non preoccuparti, Angela, ti starò io vicino. Vieni, Angela, ti medico questa ferita. Buonasera. Buonasera. Complimenti, lo sa che è un bel locale? Grazie. Io sono Laura Vivaldi e faccio parte di un'agenzia di assicurazioni. Vorrei assicurare il suo locale contro furti e incendi. Mi dispiace, ma il mio locale è già assicurato. Guardi, le consiglio di assicurarsi con noi, le conviene. Ogni mese verrà qui il mio collaboratore a ritirare la parcella. Sono 1.000 euro al mese. Per adesso abbiamo finito. Ci rivediamo tra qualche giorno. Che sta succedendo? Niente, stavo parlando con i signori, ma se ne stanno andando. Complimenti, un bello taglio di capelli hai. Tutto a posto? Sì, tranquillo. Chiudi, dai. Andiamo a mangiarci una pizza.
Va bene. I sigari, Don Pippo. Grazie, Don. Scusate, Don Pippo, vi posso fare una domanda? Dimmi, Don. Voi conoscete una certa Laura Vivaldi? Certo che la conosco. È la figlia di un ladruncolo da quattro soldi, che hanno arrestato da poco. Si crede di essere la figlia di Corleone, ma non è nessuno. È sempre accompagnata da Alfredo, una specie di guardaspalle. Ma perché me lo chiede? È successo qualcosa? No, io e Alfredo frequentiamo lo stesso parrucchiere. Minchia tu fritto. Tony, che facciamo, nanna? Avete scoperto dove sta Gloria? Purtroppo no, a quanto pare non vuole farsi trovare, sembra sparito. Però so dove è sua figlia, possiamo usare lei per risalire a Gloria. A vicino non so tocca. E chi gli fa niente? Noi dicevamo solo di stare dietro a sua figlia per risalire a suo madre. Tu sai che dici? Ah, 16 anni. Lo so. Come ne mamma? Per adesso lasciate stare, poi se ne parla. Angela, ti vedo sempre più stanca. Dormi poco, vero? Come tua amica e come dottore ti consiglio di stare a riposo e non pensare a niente. Avete passato momenti bui, ma vedrai che tutto si aggiusta. Per noi tutto si aggiusterà solo quando tornerà il sole. Come facciamo con lo scambio? Lui la droga ce la consegna soltanto se abbiamo i soldi. E noi i soldi non li abbiamo trovati. Non preoccuparti, provvederò anche a questo. Ciao Sofia. Ci conosciamo? Tu non mi conosci. Io sono un amico di tuo padre. Mio padre? Io non l'ho mai conosciuto. Non so neanche che faccia ha mio padre. Ha abbandonato me e mia madre prima ancora che io nascessi. Ecco, lui lavora all'estero. Fa un mestiere molto pericoloso. Però so che ti pensa spesso. Ecco, tieni. Questi me li ha dati lui. No, non posso accettarli, no, io non... Io sono sicuro che lui ci resterebbe molto male se tu non li prendessi. Io li prendo? Perché mi servono? Ma tu non ti azzardare a dirgli grazie, ok? Hai il suo stesso carattere. Ok. Sì, sì, va bene, va bene. Pronto, mamma? Ah, sì, sì, tranquilla, 5 minuti arrivo. Scusa, hai da accendere? Certo.
Chi sarà stato a ridurlo così? Sicuramente si sarà fatto qualche nemico in quei bar, dove si sbatteva qualche puttanella, e qualche marito cornuto si sarà vendicato. Bastardi! Vediamo di scoprire chi è e perché l'ha fatto. Sara era un amico, non si meritava quella fine. Che bordello vi siete cacciati? Tu e i tuoi compari! Avvocato, le giuro che noi non c'entriamo niente con la morte di Saro. Sicuramente è opera di qualcuno dei locali che frequentava lui. Si sarà fatto qualche nemico. Forse è meglio che per un po' di tempo non ci facciamo vedere in giro insieme. Adesso le vedete ai piedi. Salutavo, avvocato. Salve. C'è quella signora Megitto. Sì, è di là, sta preparando. La ringrazio, molto gentile. Prego. Buonasera signora Mel, sono un giornalista. Posso fargli qualche domanda sulla sua carriera? Sì, certo. Quali sono i momenti più belli della tua carriera che hai avuto? Ma sono stati tanti. Se ricordo l'inizio, quando Pippo Ballo al Festival Siciliano a Catania nominò proprio, disse il mio nome, quindi io felicissima, detto dal più grande presentatore italiano, quindi ero emozionata, quindi Festival Siciliano con Pippo Ballo e poi la vittoria più bella che è stata quella di aver vinto il titolo di Showgirl Italia al concorso Teenagers. Un altro momento che ricordo volentieri è quello di 2 anni fa, ho lavorato in Campania, trovandomi in Campania, sono stata presa come comparsa in una fiction meravigliosa, bellissima, un successo mondiale tratto dal libro di Elena Ferrante, appunto L'amica geniale, che abbiamo visto la prima e la seconda parte su Rai 1. Ti ringrazio per l'intervista e in bocca al lupo per stasera. Grazie, grazie di cuore, si dice capillo buo. Sei fantastica, mamma. Grazie, amore. Ciao Mary, quanto tempo è che non ci vedevamo? Come hai fatto a trovarci? Lo sai che io ho amici dappertutto. Ma cosa vuoi ancora da noi? Voglio sapere dove è la tua migliore amica, Gloria. Gloria e sua figlia non vogliono avere più niente a che fare con te. Ho già incontrato la ragazza, ma lei non mi interessa. Io voglio sapere dove è Gloria. Lo sai che è questione di tempo e che se voglio li trovo lo stesso. Avanti, dimmi dov'è. Anche se insisti, non te lo dirò mai. Mamma, che succede? Lei è Katia, vero? Allora su per giù l'età della figlia di Gloria. Mamma! Dimmi dov'è, gli faccio saltare la testa, quanto è vero il Dio. Lasciala stare, ti prego, lei non c'entra niente! Allora me lo dici a cui aspetti? Ancora che ci pensi, sì. Hai visto? E ci vuole. Non sapevi cosa stavo facendo.
Ma che stanno nella zona di Don Pippo? A Don Pippo scotti lì, questa d'ora in poi è zona a me. Salutiamo. Allora, mi chiamaste? Che succedeva? Si tratta di una buttanella da Laura. Fatto chiedere il pizzo nei negozi, insieme ad Alfredo, hanno messo su una specie di spaccio nei nostri quartieri. E stanno distribuendo spazzatura a metà prezzo, a tutti i nostri clienti. Dobbiamo fare qualcosa. Tu non ti preoccupare. Ho già in mente cosa fare. Ho in mente una persona e non mi può dire di no. Salutiamo! Salutiamo! Gianluca, focaccia? E birra dello stretto. Mi piace, da prima a pagare i ragazzi. A me ha doppio sempre che è di macchia.
Ci sono pagato un pippo, a mio non me ne frutta niente. Senza denaro, guarino, missa non mi canta. Che succede? Vente, fammi a bolla che ruffa. Che fai di livello non c'è quanto guarda. E tu, pezzo? Proprio, le da mezzo cogliono, diciamo, non scassare la vita. Prima di notare una cosa, da parte di Dora. Non mi saluti tu. Ciccio, beh. Chiamate gli uomini di Dora, fate ripulire questa potenza. Spiando, vero? Che pensavo che non mi accorgevo? Stia calmo, avvocato. Avvocato, dobbiamo parlare. Non è come crede lei. Va bene. Saliamo a casa mia. Adesso sa tutto, avvocato. Anche che la vogliono levare di mezzo. Mi dispiace per quello che è successo. Rocco mi ha fatto credere che tu avevi rubato i soldi. Sono di gente molto potente e molto pericolosa. Lo sappiamo. Sono della mafia, vero? Qui c'è tutto. Non manca neanche un centesimo. Va bene. Questo gesto vi fa onore. Adesso mi potete chiedere tutto quello che volete. Vogliamo solo giustizia. Ciao Gloria, che fai? Non sei contenta di vedermi? Non mi fai entrare? Però, ti sei piazzata bene. I tuoi clienti devono pagarti molto bene. Che cosa vuoi, Rocco? Mi servono dei soldi, Gloria. 50.000 euro. Ma che dici? Io non ho tutti questi soldi. Ma a me non servono subito. Ti do un paio di giorni di tempo.
Lo sai che ti voglio bene. Fai in modo di trovare il più presto possibile. Ora ne vediamo noi. Scusate, Don Pippo, Tony. Hanno trovato i ragazzi che hanno fatto la rapina all'ST. Benissimo, Tony. Tu sai quello che devi fare. Ma vedi io, Don Pippo. Saluto. Tony, gli apriamo l'occhio. Anni non è cambiato nulla. Nemmeno la morte di tuo figlio ti ha cambiato. Io sono contrario alla droga. Non ho mai voluto che ci colasse quello schifo nel quartiere. E mi batterò fino all'ultimo perché sono a casa. Nonostante tutto, non sei cambiato. Sei sempre quello che sei. Un mafioso, non un avvocato. Io la mafia mia. Le mie regole. Non c'entro niente con tutti gli altri. Ma adesso tutto questo non importa. Sono venuta per dirti che ho parlato con Luigi. Rinuncio al mantenimento. Mi fanno schifo i tuoi soldi. So da dove provengono e non ci voglio avere a che fare. Ti saluto, Vincenzo. Sto per partire. Lascio questa città. Lascio la Sicilia. Questa è l'ultima volta che mi vedi. Veronica, te n'è andata. Questa volta per sempre. Mi dispiace, Enzo. Credi che sia io il responsabile della morte di tuo marito? Non è colpa tua. Tuo figlio è sempre stato un ragazzo molto debole. Di qualsiasi cosa avete bisogno, tu e la bambina, sarò sempre presente. Io non vi abbandono. Grazie, Enzo. Adesso devo andare. Io e la bambina te ne saremo sempre grati. Ciao, state bene. Thank you.
Amore, ma noi quando ci sposiamo? Presto, amore mio. Sto aspettando un grosso affare. Te lo prometto. Ci sistemeremo per tutta la vita. La donna non avere figlioli, che ci siamo a fare la festa a tre amici. A posto, Tony, ma vediamo. Buonasera, avvocato. Buonasera, Michela. Ho voluto incontrarla perché mi sento un po' responsabile di quanto è accaduto. Non me l'aspettavo un tradimento da parte di Rocco nei suoi confronti. All'epoca sono stata io a presentarglielo. Quello che è successo è anche colpa mia. Lei non ha nessuna colpa, Michela. È stato Rocco che ci ha giocato a tutti. Come posso riparare questo malefatto? Mi dica. Voglio la testa di Rocco e dei suoi compari. Scopra dove si nascondono. Indirizzi, numeri di telefono, eccetera. Adesso penserò io. Sarà fatto, avvocato, le do la mia parola. Chiaro, come si scantò Ghida quando ci contammo questo. Mamma. Allora organizziamo noi. Lascio che Don Pippo. Ci facciamo a vedere che noi. Va bene, va bene. Thank you.
mi manda l'avvocato. Lo so. Bene. Ecco qua. L'avvocato te l'ha detto che non ho soldi. Sì, me l'ha detto. Ma con questo siamo pari, con il favore che gli devo. Grazie. Ma togliamo una curiosità. Che ci dovete fare con tutta questa roba? La guerra? Devo chiudere un conto aperto. Leggo nei tuoi occhi che devono averti fatto molto male. Mi dispiace. Dispiace tanto anche a me. Ecco perché non ne rimarrà neanche uno vivo. Buona fortuna. Stai zitto e vieni con me. Adesso mi dici dove è tuo fratello Alfredo. Chi sei? Che cosa vuoi da mio fratello? A te non ti interessa qualcuno. Io voglio tuo frate. Puoi anche ammazzare. Voglio sapere non è tuo frate. Per me puoi anche ammazzare, non te lo dirò mai. Dimmi dove è tuo fratello. No, mi dimmi puoi anche dove ammazzare. È tuo fratello. Ammazzami. Vuoi morire? Ammazza. Vuoi morire? Sì, ammazza. Io i femmini ne do.
Tony, che facciamo? Intanto scoprite come è stato un gran pezzo in mezzo ad Alfredo. E di lei cosa ne facciamo? Divertitevi un po', ragazzi. Che bei capelli che hai. No, stronzo. Dai. No. E vieni qua. Ciao Bianca, hai 5 minuti, ti devo parlare. Ciao Angela. Sì, certo, entra. Prego, accomodati. No, tranquilla, sono di fretta, ti rubo solo 5 minuti. Dimmi. Ho bisogno di un favore, non so a chi rivolgermi. Ho pensato a te dal momento che tu lavori in ospedale. Tranquilla, ma di che cosa si tratta? Avrei bisogno di uno di quei farmaci che usate voi per anestetizzare le persone. Tu puoi farmelo avere? Ma che ti serve? Tranquilla, niente di illegale. Domani pomeriggio è il turno, dalle 6 alle 8, e sono da sola. A quell'ora non c'è nessuno e posso liberamente accedere agli armadietti dell'infermeria. Grazie, Bianca. Figurati, per un'amica questo ed altro. Adesso ti lascio, che sento il bambino che piange, si sarà svegliato. Va bene, appena fatto ti faccio sapere e ci rincontriamo. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Pronto, cucino? Stai a parlare. Hai bisogno di un favore. È una cosa importante. Ciao, ciao. Dica. Dammi un bel lupo, Paola. Va bene. Ecco lei. Sì, pronto. So dove trovare l'uomo che cercate. So che Alfredo si deve vedere con suo cugino, non so quando però. Va bene, a posto, la vediamo noi. Sto gran connudo, se no pure senza pagare. Stello, che posso cucino che va a fare? Stamattina tutti in guai. Ora pure con Don Pippo. Che fa? Da fare.
Mando i figlioli, ci pensi io. Una soluzione sua. Dobbiamo trovare la soluzione. La soluzione è una. Tony sta cercando tuo cugino Alfredo. Lo saccio. E io voglio sapere dove. Lo saccio manco io. Però ti posso dire una cosa. Usuale. Ti ho ricordato l'infanzia. E ti ricordo se oggi sei quello che sei. E grazie a me. E ti ringrazio ogni giorno. E io mi sento picchiato per culo di tua parola. No, assolutamente. Tu non sai dove è tuo cugino? Non saccio, mutisso, però non ho la conferma perché non l'ho visto io. Però ti posso dire, cucio, i figlioli sanno chi tu vanno a fare. Ma io devo sapere dove. Perché ho sbagliato contro la famiglia ed è la famiglia che sei là. Ma infatti, la tua famiglia è la mia. Dico. Ci pensa Tony. Va bene. Con altri, se no lo prendo come un'offesa. Va bene. Ma vedi ieri la carta di credito mentre sono andato a pagare. Ma niente, è una situazione che non ho parole. Vediamo come si deve risolvere sta cosa. Ma tu sei stupido. Ma stai tranquillo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Lo vedi questo monumento? Tre soldati caduti in guerra. Batteria Massotto. L'ho capito come si rompe. E stavolta ci faccio babba, sciampo e capito. Ciao Tony. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Salutare. Ciao. Mamma mia, mi figliuoli, mica mi fa caldo. Si ostenta. Guarda che meraviglia che abbiamo. Che ma fare? Dopo questo che è ambastato da freddo non fa ammazzare a tutti. Ma perché non scannano? Questo è la ragione, che non ci chiamo due coppa. Non puoi ammazzare un motto che cammina. E tu che ci fai qua? Non c'è mi pace, manca per affari. Io voglio parlare con tuo pace. Puoi parlare con me, è la stessa cosa. La puttana chi lo sta vediamo con me solo. Ma la puttana via è un bastardo. Salve, questo è il suo solito caffè. Grazie. Prego, esce qualcosa lei? Niente, niente. Lo vedi questo zucchero? Piano piano comincerà ad affondare. E poi scomparire. Eppure il caffè è molto buono. Cucino, mi aiutare. Tu sai perché ancora cambi? Perché mio padre fece una promessa a tuo padre di non farti prendere la tua stessa strada. E tu invece che cazzo fai? Ti metti a rompere il cazzo ai negozianti, chiedendogli pizzo. Tu con quell'altra muccusa. Mi dispiace, ma ti abbiamo parlato troppo in culo. Ti mettiste contro cristiani troppo potenti. Allora dove sei, Cufu? Buon consiglio. Vadine, scompare. Vadine in sta città, cambia vita.
Ciao Laura, che fai? Stai battendo? Che cosa volete? Tu scendi, io ti copro da qua. Va bene. Chi cazzo è? E che cazzo ne so io? Ma vedo io, non vi preoccupare. Andiamo prima che arrivano gli spiriti. Cazzo, solo uno ne abbiamo preso. Tranquilla, vedrai che la prossima volta andrà meglio. Scusa il ritardo. Com'è andata la giornata? Lasciamo stare. Ultimamente ti vedo un po' assente, un po' pensieroso. Sono un po' così per ora. Lo sai che sono sempre in giro per affari. Questo lavoro è un mistero, il tuo lavoro. Ordiniamo. Ordiniamo. Per me è un ginseng. Per me è una spremuta di arance, grazie. Grazie.
scusami. Continuiamo. Andiamo. Andiamo. Vito, Alfredo, Alfredo, vita mia, che sono fatto Alfredo, Vito, svegliati Gio, Vito, che ti hanno fatto Vito, Alfredo, sveglia, che ci andiamo, vita. Ci hanno fatto. Amore, è aperto. Il tempo di bottonarmi la camicia. Comunque fuori c'è la colazione, è già pronta. Ok, allora aspetto te. Mi serve un caricabatterie, così carico il cellulare. Dove posso trovarlo? Potrebbe essere negli armadi, nei cassetti, non torna bene. Tutto bene? Nadia? Ti ricordi quella coppia? Quando sono venuti al negozio per chiedermi di farmi un'assicurazione con loro? Lui si chiamava Alfredo ed è stato ucciso. Tu ne sapevi niente? Lo sapevo. Chi cazzo sei veramente tu? E che tipo di affari fai? Fammi indovinare. Hai ucciso tu quell'uomo? Posso spiegarti? Spiegarmi cosa? Guardami negli occhi. Voglio sapere chi sei e che lavoro fai veramente. Sono un uomo di affari. Non posso dirti altro. Ma posso prometterti che quando finirà tutto avremo una nuova vita. Una nuova vita? Con chi? Con un mafioso? Un killer? Tony, se sempre questo è il tuo vero nome. Mi chiamo Tony e sono un uomo d'affari. Io non voglio un uomo così nella mia vita. Ecco, tieni. È stato un gioco da ragazzi prenderla.
Te ne sarò per sempre grata. Basta una piccola dose per far addormentare un cavallo e farlo dormire per ore. Questa roba. Ora mi faccio un tiro. Ti ricordi di me? Ancora non ti bastava? Ne vuoi un altro po'? Adesso mi diverto un po' anch'io. Oh Leo, te lo ricordi quella di ieri sera? Quella rossa? Ah, rossa, una fottia. Sì, va bene. Ma questa dice che però non ti credo, no. Fidati, c'ha credo. È come ti dico io. No, non ti credo. Sì, è così. Poi ti portare l'amica a sole. E come? Buona un po'. Buona, credo. Quindi. Oh, picciotto, muoviamo che do Pippo non ci piace aspettare. Muoviamo di busta, forza! Arruamo. Leo, qua manca la busta. Come manca una busta? Quanto manca una busta? A quanto mezzo chilo manca? Non stai dicendo? Tu sei sto mastro? Manca Leo. Capo, cane manca mezzo chilo. Chi? Ma che mica state dicendo? Come ne manca mezzo chilo? Non sapevo. A ne hai detto? A ne? Ciccatolo! Venite a ne?
Ma che minchia stai facendo? Ma che cazzo facisti, ah? Che cazzo facisti? Minchia, adesso dobbiamo avvisare pure a Tony. A Tony dobbiamo avvisare pure. Va a dementare gli occhi. Muori, fottere. No, ti giuro. Tony, non faccio più, non mi ammazzare, ho bisogno di soldi. Forse non ti paga abbastanza. No, Tony. È colpa mia, dimmi la detti vizi che hai. Sai, un uccellino mi ha detto che guadagni 1.000 euro alla settimana, ma ne spende 2.000 per troie. Giochi, droga, cazzi di vari. E tu vieni a casa mia a rubare. Hai ragione, non faccio più, scusami. Se avevi bisogno di soldi, basta che venivi da me. Tu lo dici? Ah sì, Tony, tu gli avresti dato anche il doppio. Sante parole. Tony, ti prego, non mi ammazzare, non me la posso valutare. Stai tranquillo e sorridi, che la vita continua. Andiamo a vedere il shot. Lo do. Slegatelo, va. Slegatelo. Ehi Peppe, sei libero, te ne puoi andare, a posto, te ne puoi andare. Ehi Peppe, a banca mia non lo saluto. Abbraccia, abbracciamo. Vai, vai. Oh Peppe. Oh indegni e infami. E ricordati che a Don Cammello non ho fatto nulla. Muore, merda! Oh Rocco, che stai pensando? Stavo pensando che pure io avrei voluto una vita normale, una moglie, dei figli, e invece... Si vede che in tua vita solo puttane e contrasti. C'hai ragione. A proposito, il primo incontro è a fine mese, i primi 50 chili. Però ci saremo soltanto io e Don Pippo, così diamo meno nell'occhio. Va bene, allora brindiamo. A che cosa brindiamo? A faccia di buttare. A faccia di buttare. Buono.
Vabbè. Avvocato, buongiorno. Buongiorno, Tommaso Burrano. Quanto tempo? È un piacere incontrarti. Avvocato Lemi Lusinga, il piacere è tutto mio. Sono qui da parte della signora Michela. Abbiamo scoperto dove si nasconde Rocco Lipari, come lei ci aveva richiesto. Bene. Alloggia Residenza Apollo, è stato confermato da fonte sicura, avvocato. Vabbè, avvocato, io la saluto e spero di rincontrarci in una situazione migliore di questa, va bene? Arrivederci, Tommaso. Mi saluti la signora Michela e la ringrazio da parte mia. Avvocato, sarà servito come sempre. La saluto. Gloria, che fai? Te ne vai senza neanche salutarmi? Li hai trovati i soldi? Pensa a tua figlia. È arrivato Don Pippo. Ok, dai, scendi. I soldi. Eccoli qua. La roba. Nel cofano. Andiamo con te.
Facciamo le mani, Don Pippo. Dai, Muni, facciamo presto. Qua c'è la roba. Andiamo. Tony, che mica succede? Don Pippo, Tony ha avuto un leggero mal di testa, lo stesso che stai avendo tu in questo momento. Pronto, Carmine? Ho la roba. Come ho fatto senza soldi? Ho fatto un'offerta a Don Pippo e a Tony che non hanno potuto rifiutare. Ci vediamo tra mezz'ora, a residenza Apollo. Servizio in camera. Un attimo solo. Perché hai spento la luce? Questo è un servizio in camera speciale. Che ne dici se prima beviamo un goccetto? Prima mi diverto un po'. Credevi fossi morta.
Allora sei viva. Dov'è Rocco? Cosa gli hai fatto? Ha avuto quello che si meritava. Cammina. Pronto, avvocato. Ho con me la ragazza. Adesso le regole del gioco le conduco io. Faremo uno scambio. Lei in cambio della valigetta. Vediamoci alla vecchia cava, all'alba. Se fate scherzi, la ammazzo. Cammina ha preso Angela. Vuole i soldi per lasciarla libera. Dobbiamo incontrarci alla vecchia cava all'alba. Perché lì? Perché è un posto dimenticato da Dio. Se si sparano colpi di pistola, non li sente nessuno. Andrà tutto bene, avvocato. Buonasera, interrompiamo la trasmissione per comunicare una notizia di cronaca. Questa notte al Residenza Apollo è stato rinvenuto il corpo senza vita di Rocco Livari, già noto alle forze dell'ordine. Il cadavere è stato trafitto da più di 20 coltellate. Insieme al corpo di Livari, la polizia ha rinvenuto un borsone contenente un grosso quantitativo di cocaina purissima. Poche ore prima sono stati ritrovati sulla litoranea altri due cadaveri, quello del boss Giuseppe Farina e il suo guardiaspalle Tonino Sant'Agata. I due casi sembrano collegati, ma gli inquirenti per adesso non si sbilanciano. Tutto sembra avvolto nel mistero. Luigi, poi senti, mangiamo sto cavallo. Sì, mangiamo. Per posto. Ciao, sono Sandino. Ma dici una cosa? Cosa ho di cristiani da fare? Niente. Niente, vedi che buono. Vedi questo cavallo. E mo domani, sto Sandino. È bellissimo. Te lo regalo, mi raccomando. È davvero stai dicendo? Grazie. Ci avevo promesso a tuo padre, ma ti chiedo pure di te. Mi raccomando, Senti, non è. Chi sta qui? Mi raccomando, vedi la camicia, mi dice lei. Su Sandino, quando è Catone? Torna presto. Santino, sai perché non trovamo qua? Sì, lo saccio perché siamo qua. Però ora finiamolo a questo teatrino. Vedi che tocca fare.
stanno arrivando. Avvocato, voglio solo la valigetta e poi ognuno per la sua strada. Mandi la ragazza e io mando lei. Si incontrano a metà strada. Vai. Dai, vai. Appoggia la valigetta a terra e tornatevene indietro. Angela, vieni. Coprimi. Cazzo! A terra! Finalmente è finita. Io avrei bisogno di due segretarie. Ci penseremo.